sono gli integrali. Gli integrali sono uno strumento che è stato pensato e studiato per risolvere il problema del calcolo dell'area sottesa ad una funzione all'interno di un determinato intervallo. Allora, chiaramente se la funzione è una funzione molto semplice come questa, y uguale a 2x, e voglio calcolare l'area che sta sotto a questa retta nel tratto 0,3, capite che è molto semplice perché se io vado a disegnare mi esce praticamente questo triangolo e io con le formule della geometria piana, senza difficoltà, vado a calcolarmi l'area che sta sotto questo triangolo. Come faccio? Mi ricordo le formule e so che per calcolare l'area di un triangolo dovrò fare base per altezza diviso 2. E allora, andando a considerare i valori che stanno sotto questa funzione, avrò che la mia base, come potete vedere, è 3. L'altezza, se questo valore è 3, l'altezza è 3 per 2, 6. Questo qui sarà il valore della mia altezza e quindi la mia area sarà base per altezza diviso 2 e quindi 3 per 6 diviso 2. Molto facile anche a fare i calcoli, semplifico, 3 per 3, 9. Non ha un'unità di misura perché qui siamo nei numeri puri, però ecco l'area di una funzione molto semplice come 2x è molto facile da fare. Addirittura se la funzione fosse di una costante, immaginatevi la retta y uguale a 2 e volessimo calcolare l'area nell'intervallo tra 1 e 5, anche in questo caso la nostra bella area colorata corrisponderebbe all'area di questo rettangolo che sto andando ad evidenziare e ancora una volta con le formule della geometria piana riesco a fare i miei calcoli andando a fare la base che è 4, l'altezza che ovviamente in questo caso è uguale a 2. L'area del rettangolo sarà base 4 per altezza 2, ovvero 8. Anche in questo caso vedete che le formule della geometria piana mi hanno permesso di arrivare a calcolare l'area di questo rettangolo, perché la retta era una retta parallela all'asse delle x e di conseguenza si è venuto a formare al suo interno un rettangolo e con la geometria piana sono riuscita a eliminare il problema. Ma quando, dopo aver studiato le funzioni curviline, tutte le funzioni di cui ci siamo occupati nello studio delle funzioni, per farvi un esempio, una funzione disegnata in questo modo, y uguale a f di x, e io voglio calcolare l'area tra A e B, dove A e B ovviamente sono due numeri, come faccio a calcolare quest'area che mi si viene a formare qua in mezzo, visto che io ho una funzione curvilinea? Allora, di questo problema si era già occupato nell'antica Grecia, addirittura il matematico filosofo Archimede. Poi c'è stato tutto l'evoluzione storica e siamo andati avanti anche con Leibniz, Newton che hanno dato loro teorie. È chiaro che quando è nato il concetto di derivata ed è stato utilizzato il concetto di derivata, sono riusciti a formalizzare più facilmente anche il concetto di integrale. Ma andiamo facendo un passo alla volta. Intanto vi dicevo che il primo che si è occupato di calcolare l'area di una figura curvilinea è stato proprio nell'antica Grecia Archimede. Archimede ha escogitato un metodo che prende il nome di metodo di esaustione. Archimede di Siracusa, volendo calcolare l'area del cerchio, quindi di una figura curvilinea, non potendo utilizzare le formule della geometria piana, propone questo metodo, il metodo di esaustione, ovvero
cercare di inserire all'interno del cerchio delle figure di cui conosce la formula per l'area. Ad esempio, se io introduco un triangolo e calcolo l'area del triangolo, trovo una approssimazione per difetto dell'area del cerchio, ma è ancora troppo piccola, quindi vado a mettere un poligono che ha un numero di lati superiore a quello del triangolo, per esempio un quadrato. Conosco l'area del quadrato e quindi, calcolando l'area del quadrato, trovo nuovamente una nuova approssimazione per difetto dell'area del cerchio, ma migliore di quella dell'angolo del triangolo. Non ho più figure da inserire qua dentro, ma se voi ci pensate, se dopo aver messo un quadrato andasse ad inserire per esempio un pentagono, non mi è venuto un granché bene, però se io calcolo l'area del pentagono ho un'approssimazione ancora migliore rispetto all'area del quadrato. Se addirittura andassi ad agire inserendo un esagono e calcolando la sua area sarebbe ancora migliore rispetto a quella del pentagono e così via. Quindi, cosa dice il metodo di esaustione proposto da Archimede? Che se io vado a calcolare l'area del cerchio attraverso la costruzione di una successione di poligoni che hanno un numero sempre maggiore di lati, io vado a trovare un'approssimazione sempre migliore dell'area del cerchio. Addirittura, se non solo andassi ad inscrivere dei poligoni, ma andassi a circoscrivere dei poligoni, riesco a migliorare sempre di più l'approssimazione dell'area del cerchio. A questo punto, se io vado a calcolare il limite per un numero dei lati dei poligoni sempre crescenti, arriverò a migliorare sempre di più l'area della figura avvicinandomi a quella del cerchio, che è l'area che io volevo calcolare. Lo stesso procedimento è stato utilizzato ovviamente nel 700, un bel po' di secoli dopo, anche per calcolare l'area di una superficie, quindi di una funzione che è curvilinea e che normalmente è nota con il nome di trapezoide. Ricordatevelo questo trapezoide, perché quando parleremo degli integrali definiti, ovvero la prossima puntata, vedremo qual è stato il metodo che è stato utilizzato proprio per calcolare l'area del trapezoide, e noterete la somiglianza veramente notevole con il metodo di esaustione di Archimede. Il matematico che si occupò, che originò questo metodo dell'area del trapezoide, fu Riemann, ma noi lo vedremo quando parleremo dell'integrale definito. Al di là della storia del come mai sono nati gli integrali, noi ci occuperemo di due tipologie di integrali: l'integrale indefinito, che è quello che vedremo subito, e l'integrale definito, perché come vedremo comunque sono uno legato all'altro. Non è possibile calcolare quello definito se prima non abbiamo calcolato l'indefinito. Allora, per ribadire il legame tra questi due concetti, abbiamo detto l'integrale è stato studiato per calcolare l'area delle funzioni, e l'area di una funzione, vedremo, verrà calcolata attraverso l'integrale definito, ma non potremo calcolare l'integrale definito senza aver fatto prima quello indefinito. Quindi il passaggio obbligato è prima imparare quello indefinito per poi passare a quello definito, anche se la storia vuole che il problema vero e proprio dell'integrale sia partito da qui per poi proseguire dall'altra parte. Perché calcoliamo gli integrali indefiniti? Intanto gli integrali indefiniti li possiamo calcolare proprio partendo dalla conoscenza delle derivate, ovvero noi vediamo l'integrale come lo strumento inverso alla derivata. Parallelismo che si fa tra una radice quadrata e un quadrato, tra un esponenziale e un logaritmo, sono funzioni, sono strumenti
l'uno che annulla l'effetto dell'altro, sono funzioni inverse. L'integrale indefinito nato nasce, e tra poco vedremo come si calcola, proprio ribaltando la tabella delle derivate, quasi voler annientare l'effetto che una derivata fa su una funzione. Allora, quello che interessa mettere bene in evidenza è che noi, calcolando gli integrali indefiniti, arriveremo a calcolare un'altra funzione, esattamente come quando trovavamo la derivata di una funzione. Il risultato era una funzione che vedete simboleggiato con la F maiuscola, che prende il nome di funzione primitiva. Al contrario, quando calcoleremo quello definito, risolveremo un integrale, e vi spiegherò come fare, e troveremo un numero. Questo numero è proprio l'area che sta sottesa, che sta sotto alla funzione, una funzione che normalmente è una funzione proprio curvilinea. Notate il simbolo dell'integrale, è quasi una S stiracchiata. Questa S stiracchiata è una simbologia comunque collegata a Leibniz, ma che è collegata al problema del trapezoide che vi ho detto, vi spiegherò nel momento in cui parleremo di integrale definito. Iniziamo però a parlare di integrale indefinito. Ecco quindi il simbolo dell'integrale indefinito, questa S stiracchiata, f di x, questa è la funzione, questo dx mostra quello che è il legame tra proprio l'integrale e la derivata. Il risultato di un integrale indefinito sarà una funzione che, per differire da quella all'interno, chiameremo f grande, f maiuscolo di x, e prende il nome di primitiva più c. Allora, intanto come facciamo a calcolare questa primitiva? Lo vedremo subito qua sotto, ovvero si applicheranno delle regolette esattamente come facevamo per le derivate, anzi proprio calcolate prendendo e ribaltando il contrario la tabella delle derivate, perché la primitiva ha questa caratteristica. Abbiamo detto che f maiuscolo di x è la primitiva. Vedete qui, se io faccio la derivata di una primitiva, trovo esattamente f di x, esattamente questa f di x altro non è che la funzione di partenza. Cosa significa? Ve lo farò poi vedere questa piccola verifica in un esercizietto, ma poi voi non dovrete più farla. Se io faccio l'integrale di una funzione, calcolo quindi la sua primitiva. Se sulla primitiva applico le regole di derivazione, otterrò proprio la funzione di partenza. Si vede benissimo questo legame inverso tra l'una e l'altra. Uno annulla l'effetto dell'altra. E allora, quando noi calcoliamo un integrale indefinito, troveremo questa primitiva applicando le regole che tra breve vedremo, e dovrete sempre scrivere questo più c. C è una costante di integrazione. Non stiamo lì a entrare nel dettaglio, ma ricordatevi che due primitive di una stessa funzione differiscono per una costante. Anche qui vi farò una piccola verifica per farvi vedere che cosa significa questa costante. Ma veniamo al dunque. Come facciamo a calcolare questi integrali indefiniti, ovvero come facciamo a calcolare queste primitive? Vi dicevo, semplicemente con delle regole che, esattamente come per le derivate, io vi scriverò qua sotto, e voi meccanicamente, applicando queste regole e 2/3 semplicissime proprietà, vi permetteranno di risolvere gli integrali, almeno per le funzioni più semplici. Esistono tantissimi metodi per calcolare gli integrali indefiniti, e sono metodi a volte anche complicati, ma per quello che interessa a noi, ovvero per le funzioni immediate, per gli integrali immediati, noi andremo a lavorare con integrali molto semplici. Ecco le regole. Allora, quando ho l'integrale del numero 1 di x, la primitiva, ovvero il risultato, sarà x, e ovviamente ci sarà sempre il più c. Quindi l'integrale di 1 è x. Se noi abbiamo x elevato a un numero, l'integrale sarà x
elevato a n più 1 fratto n più 1 e poi ovviamente, sempre per il motivo che dicevamo prima, più c. Nel caso dell'integrale, vedete, se io ho una funzione con un suo esponente, aumento l'esponente di 1 e divido per quell'esponente maggiorato di 1. Faccio il contrario della derivata, se ricordate scalava di un grado. L'integrale di 1 fratto x dx, ovvero il contrario della derivata, quindi sarà logaritmo naturale del valore assoluto di x più c. Qui si vede benissimo il legame, vedete che l'integrale di 1 fratto x è dx è il logaritmo naturale di x. Infatti, se vi ricordate, la derivata di ln di x era proprio 1 fratto x. Vedete che l'integrale fa tornare indietro dall'operazione di partenza. Invece abbiamo l'integrale di a elevato a x, quindi l'esponenziale con una base qualsiasi, è sempre quell'esponenziale fratto il logaritmo naturale di a, sempre più c. Si usa poco, ma per completezza ve la metto, mentre quella che noi useremo di più, l'integrale della funzione e elevato a x è se stessa, e elevato a x più anche in questo caso, vedete, l'integrale della funzione e elevato x, e pensate, se questa era la derivata, ecco qua l'integrale. Ancora una volta vedete il contrario, proprio per vedere questa funzione inversa tra integrale e derivata. Allora, con queste semplici regole possiamo andare a risolvere i primi esercizi sul calcolo degli integrali. Bene, e veniamo proprio a fare qualche esempio di calcolo dell'integrale. Allora, se io devo fare l'integrale di 1 dx, beh, in questo caso è direttamente la regola, scriverò x più c. La ricordate questa meccanicità che abbiamo già trovato anche nelle derivate. Se io devo calcolare l'integrale di x alla seconda dx, io sono in questa tipologia x elevato alla n, quindi devo aumentare di un grado l'esponente e lo stesso esponente andrò a metterlo al denominatore. Vado a fare questa operazione, quindi aumento di un grado e mi diventa x alla terza, metto questo 3 al denominatore e farò più c. Sempre di questo tipo, vogliamo esagerare, x elevato a 2020, quest'anno che tutti ci ricorderemo per un bel po' di tempo, è sempre della stessa tipologia, x elevato a 2021, aumento di un grado, fratto 2021 più c. Ok, se invece io dovessi avere l'integrale di 1 fratto x dx, vado a vedere, sono di questa tipologia qua, metterò logaritmo naturale del valore assoluto di x. Qui si mette il valore assoluto di x per ricordarci il campo di esistenza, il dominio del logaritmo, che deve essere l'argomento maggiore di 0. E quindi in questo caso sarà il logaritmo naturale del valore assoluto di x più c. Se avessi, scusate, questo qui era il numero 4, se io dovessi avere integrale di 2 elevato alla x dx, questa è un'esponenziale di base 2, il modello è questo, vedete che basta ricopiarla e mettere al denominatore logaritmo naturale della base. Quindi io mi ricopio la mia esponenziale 2 elevato a x fratto logaritmo naturale della base che è 2 e poi il solito più c. Vedete che è molto molto facile fare queste cose. Volevo però farvi notare una cosa. Mi prendo un attimino il numero 2 e vi faccio vedere un pochino la verifica, cosa che voi non dovrete mai fare, però giusto per farvi capire quello di cui stavamo parlando. Abbiamo detto che l'integrale di x alla seconda dx è uguale a x alla terza fratto 3 più c. Quindi significa che questo x alla terza fratto 3 è la primitiva di
x alla seconda, la sua primitiva. Allora, se io volessi farvi vedere che non sbagliavo quando dicevo questa cosa, ovvero se prendo la primitiva e faccio la sua derivata, dovrei ritrovare la funzione di partenza. Ve lo mostro qui. Allora, facciamo in giallo. Allora, faccio la derivata di x alla terza fratto 3. Ve lo ricordate? Un terzo che sta davanti lo ricopio e faccio la derivata di x alla terza, che era 3x alla seconda. Ok? Guardate un po', questi due si semplificano ed è rimasta x alla seconda. Vedete che è rimasto esattamente la funzione di partenza. Se io faccio la derivata della mia primitiva, ricordo, la primitiva è il risultato dell'integrale indefinito, è quella funzione che si ottiene applicando le regole di integrazione. E vedete che la derivata della primitiva mi rimanda esattamente, se ho fatto tutti i calcoli corretti, alla funzione di partenza. Vi faccio vedere anche il ruolo della costante. Allora, noi abbiamo detto che la primitiva x alla terza fratto 3, c è una qualsiasi costante, ad esempio metto 2. Proviamo a fare la derivata. La regola qui è la stessa, un terzo per 3x alla seconda più, quant'era la derivata di un numero da solo? 0. Semplifico e guardate che cosa ho ottenuto, sempre x alla seconda, la funzione di partenza. Ma io posso usare anche un'altra costante e prendere magari meno 5, addirittura una costante negativa. Faccio la derivata di questa cosa, verrà sempre un terzo per 3x alla seconda, la derivata di meno 5 è 0. Vedete, il risultato è sempre x alla seconda, ovvero la funzione di partenza. Quindi qualsiasi numero, qualsiasi primitiva, qualsiasi costante vado a mettere qua, facendo la derivata diventa 0 e torno alla funzione di partenza. Quindi davvero il risultato può essere una funzione con la x abbinata a un numero. Noi, non sapendo che numero possiamo avere qui, aggiungiamo questo più c e ce lo teniamo così. Ecco, questa è la verifica, ve l'ho fatta vedere, ora non si farà mai, ma è per farvi capire che non vi sto raccontando le favole, ma che ha tutto un senso. L'integrale è l'operazione inversa alla derivata.